cosa pensa di Industria 4.0. Grazie di avermi dato la parola e di avermi invitato qui a parlare davanti a un auditorio così qualificato sul tema. Inizierei con una battuta: quali opportunità che il digitale offre alla nostra Campania e soprattutto alla capacità di questa regione, potenzialità di poterle cogliere. Con il supporto dei dati che andremo adesso ad osservare, che sono dati fornitici e elaborati dall'osservatorio MEXPER sull'industria manifatturiera italiana. Abbiamo dati molto interessanti che andremo ad analizzare assieme, che sono divisi, diciamo, in quattro grandi parti. La prima concernente l'andamento economico delle PMI e l'intero scenario, le seconde invece proprio quelle che guardano il campione, la terza e le quarte con terza e quarta parte con un focus particolare sugli aspetti dell'industria 4.0. Nella prima parte abbiamo un dato che in qualche maniera induce ad un certo ottimismo, perché le aziende intervistate, esaminate da questo osservatorio, presentano e rappresentano un certo ottimismo su quella che è la situazione della propria azienda. Questo è un dato importante ai nostri fini, perché, come vedremo anche dopo quando andremo a vedere i dati di queste aziende, in realtà si tratta di imprese che hanno un profilo abbastanza alto e in termini di fatturato, di crescita, e quindi questo ci dà la dimensione di un campione di imprese esaminate un po' di qualità alta. Per cui questo cosa comporta andando a leggere i dati? Che probabilmente possono essere un po' ottimistici, nel senso che sono costruite su imprese che funzionano bene. Probabilmente non tutte le imprese sono con lo stesso andamento. Ecco la variazione sul fatturato. Vedete che queste imprese sono imprese che hanno un andamento, che vedono un andamento generale del mercato in termini positivi, quindi che hanno una certa soddisfazione sulla situazione attuale, e ma hanno anche un fondato ottimismo su quello che può essere l'andamento del mercato per il settore di riferimento. Qui parliamo di dati più generali. Poi la verticalizzazione sul settore verrà con gli ospiti relatori che mi seguiranno. Sempre in questo sostanziale aspetto ottimistico può essere letto anche quello che vede le imprese, ecco, quindi l'andamento generale sul mercato atteso, e di cui parlavo, e quella sulla sostenibilità del portafoglio ordini. Portafoglio ordini che viene ritenuto ancora questo in linea con quello che siete visto prima, positivamente, viene visto positivamente da queste imprese. Quindi alla domanda se il portafoglio sia adeguato a livello di sostenibilità finanziaria, i due terzi sostanzialmente affermano positivamente, rispondono positivamente. Questa premessa che ho scorso un po' velocemente ci porta poi a ragionare su quella che l'aspetto specifico di oggi, l'industria 4.0, e come questa viene valutata anche in termini di interventi abbastanza positiva del 32,4%. E questo è un dato tutto sommato, come possiamo, ecco, non vorrei ripetere la terza volta però la positiva, ma sostanzialmente è un dato da vedere. Un 7% era prima sulle imprese che ritenevano un po' svantaggiate dei PMI, qua siamo al 50%. Non sa, non risponde in Campania, scende al 15%, e questo è un dato importante. Qual è la figura preposta in azienda a guidare, a stimare il processo? A livello più generale, quindi non soltanto legato alla Campania, in tutte le regioni considerate, abbiamo un imprenditore che ha quasi un terzo, il 28,6%. Poi c'è un direttore IT, oppure un responsabile di funzione, al 14,3%. Questo dato può essere letto in due modi, senza fare i sofisti, che vedono due verità per ogni situazione, per ogni fenomeno, però è chiaro che potrebbe essere visto come un dato positivo laddove è l'imprenditore che guida direttamente il processo, ma può essere visto anche in termini non positivi, poiché manca di fatto una figura dedicata. E questo dato forse
può essere ritenuto il più vicino, laddove si vede che nessuno, 42.9%. Allora è chiaro che il secondo elemento da mettere in evidenza, se vogliamo essere cattivi, non limitarci a dare un giudizio positivo su questi numeri che comunque hanno un grosso potenziale di spinta verso l'ottimismo, ecco, se vogliamo riflettere, probabilmente vale la pena sottolineare che dal punto di vista manageriale ancora molto può essere fatto, mancano le figure specializzate e questo nella sede della generazione di risorse specializzate su queste tematiche, la sede elettiva, non può che essere preso in termini molto positivi, cioè molto dobbiamo ancora fare in questa direzione. Sono stati banditi da poco dei dottorati di ricerca, probabilmente molti di voi ne sono al corrente, proprio su queste tematiche, no? Della rivoluzione industriale, sono stati dottorati di ricerca di applicazione industriale, ne abbiamo avuti assegnati anche qualcuno del mio Ateneo. Ecco, questo è un passo importante. Devo dirvi che però c'è ancora una certa ignoranza sull'aspetto, perché non tutti, nemmeno i giovani, sanno bene, vedono ancora con un dottorato, dice, ma quando se ne parla c'è questa opportunità, dice, ma io non voglio fare la carriera universitaria. Cioè, ma il dottorato non è necessariamente carriera universitaria, il dottorato significa tante altre cose, e in questo caso specifico significa evidentemente un investimento importante da parte del governo per iniziare a sviluppare quelle competenze specializzate nella gestione delle problematiche di Industria 4.0. A livello campano abbiamo ancora una maggiore incidenza dell'imprenditore e una riduzione del numero di imprese che non hanno nessuno all'interno. Vi ricordo, per chi non ha assegnato questo dato, abbiamo 28.6 imprenditore, qui diventa 44.4 la nostra regione, avevamo 42.9 nessuno, qui abbiamo 33.3. Probabilmente la spiegazione potrebbe essere legata alla dimensione delle imprese considerate, che in Campania forse possono essere più piccole. In questo caso l'imprenditore è colui che fa tutto, e chi conosce le PMI sa bene che questa è la croce e delizia delle imprese più piccole. Gli assegnati, e vediamo che non fanno formazione, o la prevedono di fare, ma invece non l'hanno e non la prevedono nemmeno il 56% delle imprese, e questo è un dato che evidentemente fa contrasto un po' con quelli sulla figura imprenditoriale, cioè sulla figura preposta. Se ricordate quei dati in cui non c'è una figura, dobbiamo dire che non c'è nemmeno l'intenzione di investire su questo dato. Oggi delle nostre zone a cui si chiede oltre il 70% di questo 4.0, forse in questo momento è effettivamente un po' prematuro, però possiamo dire che il 33.3, quindi un terzo è pronto a vuole investire in fatturato, vuole investire sulla fabbrica intelligente, quindi un terzo è però fatturato,